Bene, questa mini guida relativa ai messaggi vocali di WhatsApp illustra appunto le azioni che devono essere eseguite per poter riprodurre attraverso quest'app i messaggi vocali di WhatsApp, una funzionalità estremamente complessa. Utilizzare questa funzionalità è stato infatti molto complesso sostanzialmente per due motivi. Primo, perché WhatsApp memorizza i suoi messaggi vocali in sue aree di memoria riservate che per poter essere accedute necessitano che l'utente in persona ne abiliti l'accesso. Secondo, perché WhatsApp non fornisce alcun strumento per gestire i suoi messaggi vocali, perché ho dovuto studiare un algoritmo estremamente complesso per recuperare asincronicamente l'informazione che è arrivato un messaggio vocale e andarlo poi a ricercare e infine vocalizzarlo. Inoltre, il formato in cui questi file sono stati memorizzati è un formato Opus, che è un formato molto particolare e assai difficilmente riproducibile. Beh, andiamo però adesso nella sostanza. Cosa occorre fare? Beh, innanzitutto occorre abilitare l'accesso, come dicevamo, all'area dove WhatsApp memorizza i suoi messaggi vocali. Tale area può essere, peraltro, ancora ulteriore complicazione, diversa a seconda delle versioni di WhatsApp e di Android. Per questo motivo vi ho fornito due tasti, i primi due, che cercheranno di guidarvi verso la directory corretta. Nel caso che il vostro telefono non supporti la ricerca, dovrete individuare voi stessi l'area target. Vi dico qual è. La prima possibile directory si trova in WhatsApp Media, WhatsApp Voice Note. La seconda possibile directory, quella poi più probabile, provate magari prima questa, da Android 10 in poi, si trova in Android Media, com.whatsapp, WhatsApp Media, WhatsApp Voice Note. Insomma, andiamo, siccome io ho Android 12, proverò direttamente con il secondo tasto. Ed eccoci qua, come vedete, siamo in il sentiero più lungo che vi ho detto prima: Android Media con WhatsApp, WhatsApp Media, WhatsApp Web Node. Ecco, avete la conferma che la directory è quella giusta se vi trovate una sequenza di directory numerate che poi sta per l'anno e la settimana, quindi tipicamente 2023.05 vuol dire la quinta settimana del 2023. Qui dentro ci sono i file. Ecco, voi tornate al livello dove ci sono i numeri e esplicitamente acconsentite all'accesso a questa directory. Beh, a questo punto potete provare se funziona con il terzo tasto. Ciao! Ecco, ha funzionato. E poi ricordatevi assolutamente, abilitatelo con il quarto tasto, altrimenti non riprodurrà il messaggio e vi dirà che dovete abilitare per riprodurlo. Bene.